Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo preparato i nostri cuori con la preghiera e la penitenza per accogliere Gesù che viene a salvarci. Oggi facciamo memoria del suo ingresso a Gerusalemme e, benché separati fisicamente, vogliamo sentirci un cuor solo e un'anima sola per accogliere la sua presenza in mezzo a noi. Dal Vangelo secondo Marco, quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro, andate nel villaggio di fronte e voi subito entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà, perché fate questo? Rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino alla porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Ascoltando il racconto di Marco, sembra di rivedere il re Davide quando tornava vittorioso dalle sue battaglie. All'ingresso a Gerusalemme, a cavallo con tutto il suo esercito, con i suoi generali, con gli stendardi, ecco che tutta Gerusalemme esultava per il ritorno del re vittorioso. Sembra così anche nell'ingresso di Gesù. Sembra che sia arrivato finalmente l'inviato di Dio, il nuovo Davide, così lo acclama la gente, il re vittorioso. Ma in questi giorni scopriremo un altro volto di questo Messia, di questo inviato di Dio. Scopriremo che non è un vincente, un uomo vittorioso, ma che assume il volto e la vita di tutti i perdenti. Vedremo il Messia, l'inviato di Dio, sconfitto, trafitto dalla morte, dall'ingiustizia degli uomini, dal tradimento dei suoi fratelli. Sì, noi siamo molto inclini ad attribuire a Dio e al suo inviato il volto della vittoria. Dovremo invece imparare a riconoscere la presenza di Dio nella sconfitta e nel volto di tutti gli sconfitti della terra. Questo cammino è difficile. I discepoli abbandoneranno Gesù. Noi chiediamo di non farlo, chiediamo di rimanere uniti a Lui, chiediamo di camminare con Lui e imparare a riconoscere il suo volto in tutti i crocifissi che oggi la storia ci mette accanto. Anche noi, oggi, come le folle di Gerusalemme, prendiamo in mano questi rami per manifestare la gioia e la volontà di accogliere il Signore nella nostra vita. In questi giorni saremo chiamati ad accompagnarlo nella via della croce. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Soprattutto per coloro che ancora oggi portano la croce della sofferenza e dell'abbandono. Potete tutti nelle vostre case sollevare il ramo di ulivo o di un'altra siepe e accogliere la benedizione del Signore. Preghiamo. Signore benedici il tuo popolo che accoglie con festa la venuta del Messia e concedi a noi di accompagnarlo nel cammino della croce e di risorgere con lui nella luce della Pasqua. Attraverso questi rami che testimoniano la nostra fede, vieni a visitare le nostre case e risana le ferite della nostra debolezza per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio, grande e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, sulle vostre case e con voi rimanga sempre. Amen. E buona domenica e buona settimana santa a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie.